Ciao a tutti, chitarra da studio Mauro Giuliani vi dà il benvenuto, sono Mirko Migliorini e oggi continueremo ad affrontare il tema il suono della chitarra classica. In particolare parlerò del timbro, argomento fondamentale per poter scegliere con consapevolezza il suono migliore per la vostra chitarra. Vediamo subito cosa si intende effettivamente per timbro. Immaginiamo di essere intorno ad un tavolo per cena, una cena tra amici. Improvvisamente io, per attirare la vostra attenzione, do un colpo secco, deciso sul tavolo. Tutti sentiranno un suono. E questo suono sarà chiaramente riconoscibile da tutti come il suono di un pugno sul tavolo. In realtà, il suono che scaturisce è il risultato della vibrazione di vari elementi messi in risonanza dal mio impulso. Vibra il pianale e le gambe del tavolo, vibrano le posate, i bicchieri e i piatti che stanno sul tavolo e seppur in maniera minima, vibra anche il pavimento sul quale il tavolo è appoggiato. Quindi il suono che noi udiamo non è altro che la somma di vari suoni emessi da vibrazioni contemporanee di vari elementi. Inoltre il timbro, cioè il tipo di suono che scaturisce da tutte queste vibrazioni, dipende da diversi fattori, tra cui la forma del tavolo, se rettangolare o rotondo, il materiale con cui è composto il tavolo, se fatto di legno piuttosto che di marmo o plastica, dal materiale con cui sono stati fatti i piatti e i bicchieri e da come tutti questi oggetti sono stati disposti sul tavolo. Veniamo ora alla nostra chitarra classica. Si tratta di uno strumento costituito da diversi elementi, corde, manico, paletta, tastiera. Seguendo l'istinto, potremmo pensare che il suono sia provocato esclusivamente dalle vibrazioni delle corde, amplificate poi dalla cassa armonica. In realtà, anche la cassa armonica emette un suono. Il manico e la paletta fanno altrettanto, e così tutti gli altri componenti dello strumento. Tutte le parti legnose della chitarra vibrano, perché le corde trasmettono loro le vibrazioni attraverso il capotasto e l'ossoponte, che sono i due punti di appoggio delle corde. Ognuna di queste parti crea una vibrazione che, giungendo alle nostre orecchie, insieme al suono fondamentale della corda vibrante, crea il timbro particolare di quello strumento. Diventa quindi evidentemente fondamentale la scelta dei materiali che lo compongono. Dato che la sensazione uditiva che ci regala uno strumento è unica e particolarissima, ed è il carattere fondamentale ottenuto dai molti fattori che abbiamo visto. Presto affronteremo ancora altri argomenti utili ed interessanti per poter scegliere una chitarra di qualità. Chitarra da studio Mauro Giuliani vi dà appuntamento ai prossimi video dedicati al tema il suono della chitarra classica.